Matteo Renzi, la sua nuova maggioranza. Matteo Renzi, la sua nuova maggioranza. Tanto, tanto tempo fa io avevo pubblicato il video intitolato Il progetto di Matteo Renzi, e dove profetizzavo che Matteo Renzi, il fiorentino, il grande fiorentino, e voleva sovvertire le regole del gioco, cioè piano piano avrebbe scoperto le sue carte. Nel video intitolato Il progetto di Matteo Renzi io profetizzavo, dicevo che Matteo Renzi non voleva governare solo con il PD, ma voleva governare anche con Forza Italia, de facto, ma forse prima o poi anche de iure. C'è il mio video, cari amici, intitolato Il progetto di Matteo Renzi. E dice, è impossibile, non può Matteo Renzi governare col PD e poi con Forza Italia, è possibile. Beh, adesso qua c'è il Corriere della Sera di oggi, cari amici, il sabato 1 marzo 2014, vedete che c'è scritto qua? Vedete qua? Francesco Vergorani, la doppia maggioranza del leader. Vedete che è la doppia maggioranza. La doppia maggioranza vuol dire, lo scrive oggi il Corriere della Sera, ma io l'ho profetizzato tanto tempo fa. E cosa scrive il Corriere della Sera? Che Matteo Renzi governa, oppure governerà, con il PD e Forza Italia. E di fatto, o di lui. Non siamo forse in una situazione di gravissima emergenza? Ma lo stanno dicendo tutti lo stanno dicendo, sia a livello italiano che a livello europeo, che la disoccupazione cresce. E mentre lo spread diminuisce, la disoccupazione aumenta. È una situazione di gravissima emergenza. Allora, se Matteo Renzi, l'ex sindaco di Firenze, è stato capace di, dopo essere stato presidente della provincia di Firenze, dopo essere stato sindaco di Firenze, dopo essere diventato segretario del PD, dopo aver detronizzato Enrico Letta, dopo aver fatto tutte queste cose, dovesse allearsi con Forza Italia, non c'è mica da meravigliarsi. È una situazione di emergenza, è una situazione di guerra. La disoccupazione continua ad aumentare, è una situazione bellica. Il proverbio dice che in guerra e in amore tutti i mezzi sono leciti. E per cui Matteo Renzi aveva già un progetto nella sua mente, e il progetto era proprio quello di diventare capo del governo, ma di stringere un'alleanza recondita con Forza Italia. Si sta realizzando in pieno quello che ho detto tanto tempo fa nel video Il progetto di Matteo Renzi. Andate a vederlo, il video intitolato Il progetto di Matteo Renzi, che io per vostra comodità
lo metterò come link nel riassunto di questo video, così potrete vedere che questa mia piccola web TV on demand anticipa di molto le notizie giornalistiche. Ne parla oggi in prima pagina il Corriere della Sera. Pensa un po' voi, pensate voi, ne parlano oggi in prima pagina. In prima pagina. E questa web TV on demand ne aveva già parlato tanto tempo fa, nel video intitolato Il progetto di Matteo Renzi. Matteo Renzi non ha pregiudizi di sorta. Prima ancora di incontrarci con Beppe Grillo, no? In quel famoso incontro, mi pare in streaming, che ha fatto il giro di tutta l'Italia, Matteo Renzi lo sapeva che non poteva allearsi con Beppe Grillo, col Movimento 5 Stelle e via di seguito, e si era già messo al sicuro con una alleanza con il Cavaliere. Quello che si sono detti di segreto Matteo Renzi e Silvio Berlusconi lo sanno soltanto loro due e il Padre Eterno. E di certo ci sono dette delle cose molto molto interessanti, molto molto interessanti. Infatti in questa situazione di gravissima emergenza è quasi una situazione bellica. O al governo ci va il Movimento 5 Stelle, che rappresenta il nuovo, se non ci va il Movimento 5 Stelle al governo, se ci va il PD, se ci va Matteo Renzi, e Matteo Renzi lo sa che deve per forza allearsi con Forza Italia. E infatti ora Matteo Renzi sta cercando di destreggiarsi nei confronti di Angelino Alfano, ma io credo che Angelino Alfano di notte abbia gli incubi, perché Angelino Alfano lo sa che in questa situazione bellica Matteo Renzi ha bisogno di larghe intese, ma larghe intese a sua immagine e somiglianza, larghissime intese sono il PD e Forza Italia. Il PD si ribella, ma no che non si ribella, da qua al 2018, ci sono 3-4 anni, sono lunghi 3-4 anni, i parlamentari del PD, e non vogliono mica provocare una crisi di governo, capito? Non vogliono tornare a casa, perché se si dovessero fare nuove elezioni politiche, gli italiani non votano più per il PD, gli italiani votano per il Movimento 5 Stelle e per Forza Italia. E quindi quelli del PD stanno buoni e zitti, così come sono stati buoni e zitti quando Matteo Renzi ha detronizzato una virgoletta. Comunque, a parte i parlamentari del PD, ma tutti i parlamentari italiani, dall'estrema destra all'estrema sinistra, parlano nuove elezioni, ma nessuno vuole le nuove elezioni, perché il Parlamento ci si sta bene, ci si sta, e ci possono stare sino al 2018 in Parlamento. Quelli che ci sono oggi in Parlamento ci possono stare sino al 2018, ma chi gli fa fare? Chi glielo fa fare di rifare una nuova campagna elettorale che non si sa mica come vanno a finire le cose? Ecco qua, cari amici, Corriere della Sera, Francesco Rosgrani, eccolo qua. In cui io termino evidenziando che sono tanti, tanto fortunati coloro che possono guardare questa mia piccola web TV on demand, perché le cose le sanno in anticipo, cari amici. Le cose le avevo già dette tutte nel video Il progetto di Matteo Renzi. Ok, cari amici? Grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.